Cari figlioli, salve, ben ritrovati nel canale, io sono Dave. Qualche giorno fa Steam mi ha mandato una notifica di un nuovo giochino. Per l'esattezza questo Nimbatus, The Space Drone Constructor. E devo dire che mi ha incuriosito da subito, beh, la grafica old style. Poi quando ho guardato questo video ho visto che possiamo comporre la nostra specie di navicella spaziale per poi andare in giro per lo spazio a raccogliere risorse. Guardate, abbiamo anche diversi universi. A raccogliere quindi risorse, uccidere i nemici, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, anche perché mi ricorda i vecchi videogiochi quando ci giocavo da bambino, quando di nascosto rubavo qualche lira, qualche soldino e poi andavo a giocarla nelle sale dei videogiochi, dei bar. Il gioco è uscito adesso, ma in realtà era da quasi 2 anni in accesso anticipato. Infatti, vedo che ha ricevuto anche diversi premi del 2018, Best in Play 2019, e quindi vuol dire che è già da 2 anni che lo stanno sviluppando. Ora siamo arrivati alla versione finale, infatti c'è scritto rilascio del 14-2020, quindi pochi giorni fa. Gli sviluppatori sono stati così gentili da regalarmi una chiave di gioco, quindi Filomena, thank you very much, colei che mi ha risposto alle mail, e direi proviamolo perché mi sta piacendo davvero tanto. Ah, dimenticavo, costa meno di 17 euro, quindi davvero pochissimo. Purtroppo, ahimè, non c'è la lingua in italiano. Però vabbè, vediamo un po' quanto c'è da leggere. Allora, una volta lanciato il gioco ci troviamo in questa homepage, direi estremamente malfatta, terribile per me che ho fatto tanti anni di grafica e siti web, trovo questa impostazione decisamente oscena, ma a parte questo, abbiamo la possibilità anche di giocare in multiplayer, ma dai, questo non lo sapevo assolutamente, perché su Steam c'è scritto solo single player, invece. Bella novità, forse è stata appena introdotta e quindi le informazioni su Steam non sono ancora state aggiunte. Come vedete, time racing, sumo, insomma, ci sono un po' di modalità online. Vabbè, ma adesso le lasciamo da parte perché non sapendoci giocare, farei una terribile fine. Poi abbiamo il single player e il tutorial che io mi sono già fatto, tutorial davvero molto importanti, ci insegnano veramente tutto quello che c'è di base, importante da sapere prima di incominciare a giocare. Abbiamo la versione basic di questo tutorial, poi in quella un pochettino più avanzata. Vi avviso, ci sono tantissime cose, addirittura ci sono automatismi affinché il drone, perché noi dobbiamo poi creare droni, compiono delle azioni in maniera automatica, cioè quindi ci si può veramente sbizzarrire. Mi ha fatto venire in mente, non lo so, i circuiti di Minecraft, per esempio. Ma vediamo un pochettino il gioco. Io ho fatto la prima partitina, davvero interessante e tutto sommato è abbastanza come immaginavo. Mi ha chiesto di andare su un pianeta, forse per l'esattezza era questo qua. Sì, come vedete la ricompensa l'ho già ottenuta. Dovevo distruggere un trasmettitore, poi siamo liberi di fare quello che vogliamo, tra cui raccogliere le tante risorse in mezzo a qualche nemico. Adesso possiamo fare la stessa cosa qui. Quindi andiamoci. Ci chiede di selezionare il drone. Ecco, qua io mi sono creato il mio primo drone. Guardate quanto è figo. Ma la cosa che mi ha stupito è che apparentemente non c'è un limite di risorse per costruirselo. Quindi ci possiamo già fare una roba infinita e immensa? Questo nonostante ciò ci siano due tipologie di risorse che si possono raccogliere, che comunque non vengono usate, non lo so, non l'ho ancora capito, però guardate quanto è figo. Però visto che è un argomento abbastanza difficile, soprattutto quando non lo si conosce, direi magari incominciamo a farne uno nuovo, posso farne uno nuovo? Che poi tra parentesi si possono scaricare quelli degli altri giocatori da Steam, cioè beh, bellissimo, ci sono di quelle robe assurde. Cioè, guardate che robe, questo è un tipo serpentello, guardate qua che roba, questa è una trivella mostruosa, davvero molto interessante, qui veramente l'unico limite è la fantasia, guardate che figa questa, ce ne sono davvero tanti, però noi ce li vogliamo creare da soli, il divertimento sta lì d'altronde. Ah, ecco qua, creiamo un nuovo drone. Allora, se poi comprerete il gioco, vi farete il tutorial, già queste cose le imparerete. Però vediamo un pochettino insieme. Allora, questo è il nostro centro del nostro drone. Questa è la schermata, la modalità in cui possiamo assemblare il nostro drone, perché di fatto lo assembliamo. Qui abbiamo vari corpi servono per ingrandire il nostro drone. Io ancora non sono bravo, quindi non li so usare adeguatamente. Abbiamo i propulsori, quindi per andare avanti ci possiamo mettere un propulsore così.
Ovviamente in che modo andiamo avanti? Cliccando un tastino, quindi a questo componente dobbiamo attribuire un tasto. In questo caso mi darà il tasto W per accelerare e andare avanti. Poi per sterzare, ovviamente, dobbiamo mettere un altro propulsore con direzione opposta a quella in cui vogliamo andare, tipo così. E quindi cliccando il tasto D gireremo a destra, quindi questo spinge da sinistra e ci farà andare a destra. Poi facciamoci la stessa cosa anche di qua, così, tastino A, perfetto. Poi per farlo funzionare necessitiamo di un carburante, di un, come si chiama, di un serbatoio contenente il carburante. Ne abbiamo uno piccolino qui, un pochettino più grande, poi via via. Sempre più grande. Io ora come ora ho utilizzato solo questo, ma poi di fatto si possono usare anche questi perché come vedete non c'è un limite, possiamo costruircelo enorme fin da subito e sta cosa assolutamente non mi è chiara. Quindi mettiamoci un piccolo serbatoio. Non ho ancora capito se bisogna attribuire qualche tastino qua per riempire quando è full, o comunque si può lasciare anche così. Mi stava funzionando, mi è sempre funzionato anche così, quindi lasciamolo così. Poi abbiamo la possibilità di mettere degli scudi, tipo non lo so se ne vogliamo mettere uno e due così, quindi si genererà uno scudo nel momento in cui clicchiamo un tastino. Quindi mettiamo questo tasto, tipo mouse 4, facciamo la stessa cosa anche di qua. Così quando schiacciamo il tastino del mouse 4 si attiverà lo scudo in maniera, come dire, per un periodo molto limitato. Questi non so assolutamente che cosa siano, però è qua già roba avanzata, eh. Roba che ancora devo capire, magneti, cioè, c'è davvero tanta roba. Però ancora devo scoprirla. Trivelle, guardate quanto sono belle le trivelle, questi sono i laser con cui possiamo sparare. Queste invece le trivelle TNT addirittura, io ho usato questa, ma anche queste qua devono essere interessanti. Qua abbiamo le spike. Possiamo quindi provare a mettere una trivella tipo. Cerco di rifare più o meno quello che ho fatto prima, tipo così, gli diamo un mouse il destro. Sì, mi sta bene, mi sta bene. Mettiamo un'altra così. Anche questo attribuiamo il mouse destro, così quando clicchiamo appunto quel tasto si attivano le trivelle. Possiamo anche fare Ctrl-C e Ctrl-V e ci clona il componente. Vediamo un pochettino, lo incliniamo così con la rotellina del mouse, possiamo inclinarli. Sì, mi sembra che sia abbastanza dritto. Poi per funzionare necessitano invece non di carburante ma di una batteria, tipo io ci metterei per la prima volta a utilizzare questa grossa così, se sì, mi piace. Ah, però dobbiamo anche tornare indietro, una retromarcia ci va, porcaccia. Quindi mettiamo questo motore, lo attribuiamo a lui, posso così, ok, quindi possiamo allungarlo maggiormente. Spostiamo questo e si spostano insieme, ok. E direi che ci dobbiamo mettere il propulsore inverso, quindi possiamo fare così, ok, e ci diamo il tastino no S, così possiamo andare in retromarcia. Avviciniamolo un pochetto, molto bene. Qua come vedete ci sono altri tipi di propulsori che ancora io non so usare. Poi mettiamoci un pochettino di laser difensivi, anzi no, mettiamoli dopo, mettiamo prima i collettori per immagazzinare le risorse, tipo uno qui, no, nessun niente di che, nessun tasto da attribuire, ne mettiamo due perché uno è davvero piccolo, Questo qui è il collettore che ci permette di aspirare e ciucciare tutte le risorse, non lo so se c'è un punto in particolare, io direi proviamo a mettercelo qua così, posso? Sì, e lo facciamo funzionare con un altro tastino, direi questo qua va bene. Mettiamo i nostri laserini difensivi, questi che sono sensori, cioè per esempio questo qua nel tutorial possiamo usare questo per seguire automaticamente una traccia, quindi seguiva tutto un percorso in maniera totalmente automatica senza che facessi nulla perché è impostato a seguire una traccia, quindi una roba, può uscire una roba assurda il drone una volta che abbiamo appreso tutti i funzionamenti. Qua abbiamo vari, guardate, vari pulsanti che si attivano a seconda di determinate situazioni, tanta roba. Allora, noi ci dobbiamo mettere ancora qualche armetta, tipo così. Io andrei a metterla di. Mi sono accorto, inizialmente le mettevo davanti, però mi sono poi accorto che solitamente quando si scappa i nemici sono dietro. Sinistra, ok, va già bene. E quindi torna molto comodo averli dietro.
possiamo metterne quanti ne vogliamo, ma poi di fatto la potenza, la quantità di colpi che possiamo sparare è proporzionale al livello della batteria che abbiamo, quindi ne possiamo mettere anche 1000 e spari, consuma tutta la batteria in per esempio 3 secondi, se invece ne abbiamo solamente 5 facciamo sicuramente meno danno, però durerà per tipo un minuto. Questo è un esempio molto banale. Bene, tutto sommato sembrerebbe finito, vediamo come funziona, qui possiamo fare un test. Ok, già si muove in maniera strana, perché gira così? Comunque, ok, come vedete riusciamo a girare di qua, giriamo di là, possiamo anche attivare i nostri nemici, così proviamo anche i nostri laser, gli scudi, ecco, come vedete durano pochissimo, però ti possono aiutare in quelle situazioni difficili. Adesso la batteria è scarica, quindi non posso più sparare. Scappa, Dave. Ah, mi stanno... No, mi hanno già distrutto tutto, pensate. Sì, diciamo che siamo molto pesanti, ci andrebbero 2 motori. Magari possiamo fare così, così siamo già un pochettino più prestanti. Vediamo. Ah, questo qua per provarlo in un circuito. Questo invece è quello di prima. Vai con i nemici. Niente nemici qua. Vediamo. Ok, qua no. Ah sì, ecco i nemici. Vediamo un pochettino. Quando ci avviciniamo a quella palla che avete visto prima, che di fatto rappresenta il nostro pianeta, che possiamo trivellare così. Oh, sono andato stortissimo. C'è anche una sorta di gravità che ci attira, quindi bisogna un po' gestirla come si deve. Ah, guardate, mi sono dimenticato di impostare gli altri 2, infatti non si attivano. Erroris. Left. Ok, ora sono funzionanti, vediamo un pochettino, guarda che arrivano già questi. Wow, guardate come scavo alla stragrande. Abbiamo fatto il culo, eh? Scavo alla stragrande, quindi i 3 sono davvero molto buoni. Quando invece ne mettiamo uno solo, si tribula tanto. Quindi abbiamo degli spawn che producono nemici che noi possiamo agevolmente distruggere dal sottosuolo, così ho visto che è la miglior cosa, anche perché non possiamo essere colpiti dai nemici, quindi una piccola furberia. Ah, aspetta, le manovre, oddio, mi stanno colpendo, ma che? No, no, vai indietro, please, mi hanno già distrutto tutto. È agevole un paio di palle, guarda, guarda. Ah, sono fregato, eh. Mi hanno distrutto le trivelle. Mi stanno facendo il culo a strisce, vabbè. Dammi la soddisfazione di distruggere almeno questo. Sì, vai. Ok. Comunque questo è solamente il nostro banchetto di prova per testare il nostro drone. Questo è un esempio, non lo salvo, quindi fammi tornare indietro. Come faccio? Imbozzo? Non posso uscire, salva ed esci, vabbè. Ok, come vedete adesso ho due droni, quindi boh, si possono fare all'infinito. Io invece pensavo che necessitassimo di determinate risorse per poter costruire. Comunque lo vedremo pian piano. Adesso andiamo avanti, facciamoci una partitina. Ci prendiamo questo e lanciamo il nostro drone. Facciamoci la nostra prima partitina, dai. Quindi approdiamo in questo pianeta e dobbiamo uccidere un... mi sembra un mostro che si trova al centro... al centro della... di questo pianeta qua. Allora, ci sono i nemici che ovviamente sono bastardissimi, bisogna fare attenzione. Che sono... ecco, questo è lo spawn di questi nemici, una rottura di palle infinita. Meglio... oh, c'è la lava, via, 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 via. Ogni tanto c'è la lava che aumenta, quindi bisogna fare attenzione. Abbiamo un drone che è abbastanza ingombrante, quindi a girare si fatica quando si è qua dentro. Fammi uscire di qua. Cammino qua dentro perché sono sicuro almeno di non trovare nemici. Allora, dobbiamo andare al centro, però prima... ah, guardate, io nell'altra partita mi ero già acciucciato un po' di queste, che sono delle risorse. Ci possiamo prendere così e si vanno a riempire i serbatoi. Guardate, non dobbiamo trivellare, dobbiamo aspirare. Perché se trivelliamo, distruggiamo. Come vedete, un serbatoino si è un pochettino riempito. Adesso noi ne abbiamo 4, quindi possiamo raccogliere veramente tantissimo. Poi quando è pieno, dobbiamo andare a scaricarlo vicino alla nostra navetta. Guarda, qua ce ne sono altri. Buono, buono.
Aspira, 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 aspira. Distruggi un pochetto. Distruggi. Dobbiamo farmi girare. È un'impresa girarsi. Oh, qua ci sono i cattivoni. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Fammi raccogliere sta roba qua. E ovviamente se abbiamo del materiale davanti non riusciamo a raccoglierlo. Ok. Mamma mia, tanta roba. Non dovrebbe arrivare la lava qua, in teoria. Sì, arriva. Al pelo. Ok, ovviamente se ci becca la lava ci toglie un botto di energie. Facciamo una brutta fine. Bene, qua ci siamo spupazzati. Ops. Spupazzati un po' tutto. Abbiamo ancora due serbatoi pieni, quindi molto buono. Allora, qua su avevo visto altro materiale da raccogliere. Sì, però ci sono quei due. C'ho voglia. Vediamo un pochettino. Via, 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 via. Lì c'è altro materiale. Passiamo da dentro, sperando che non ci vedano i nemici. Ste creature schifose. Ok. Ma porcaccia. Lo sapevo io. Mi è andata male, mi è andata molto male. Vai indietro, please. No, queste palline mi distruggono. Ci impiegano tot secondi per distruggermi dei componenti. Sono fottuto, sono fottuto. Scappa, scappa, Dave, scappa tantissimo. Mi ha distrutto la trivella davanti. No, sono fregato. Va che roba, mi sta distruggendo tutto. Perso. Rifamo. Il problema è che le risorse che abbiamo appena raccolto adesso sono andate perse. Peccato. Questo è il collettore in cui dobbiamo depositare le risorse che raccogliamo. Allora, vediamo di andare un po' al centro, va, per capire dove sto nemico da fare fuori, fin quando siamo integri, senza parti mancanti. Retro, veloce. Devo capire un po' come giocarmela con sta lava. Dobbiamo aspettare che scenda, ecco, tipo ora, e andare in un posto dove c'è... Ok, vai così. Sì. Please, vai avanti. Qua, già che ci siamo, aspiriamo un pochetto, no? Che dite? Ok. Allora, giriamo. Cerchiamo di passare sempre in mezzo al terreno. Vediamo di capire dove cavolo si trova sto mostro. Ho fatto il giro. Guardate, come vedete il pianeta è molto piccolo. È questo qua, credo. Scappa. È questo? Dobbiamo cercare... Via. Dobbiamo... lui! Mazza che botta che dà. Avete visto che attacco? Dobbiamo cercare, secondo me, di fare fuori questo. Auguri, Dave. Ops, no. Qua ci sono i cattivoni. Come faccio? Allora, apriamo la strada qua. Vediamo se mi inseguono. Uno e due. Vediamo se riesco a portarli via. E poi ci devo ritornare. In alto a destra abbiamo una mappa, però è un po' difficile capire dove ci troviamo. Un puntino c'è... siamo sotto, totalmente a sud. Questi qua adesso mi inseguono a vita. L'unico problema che danno è che non ti permettono più di muoverti, quindi ti fanno incastrare, soprattutto se ci troviamo all'interno della Terra. E se li spariamo ci lanciano quelle palline che sono devastanti. Vediamo se... lì ce ne sono altri. Proviamoci, vai. Ecco, queste palline sono veramente devastanti. Occhio. Sì, buono. Buono. Ritorniamo lì, vediamo un po' se riusciamo a fare fuori quella bestiaccia. Allora, ero scappato di qua, quindi bene, abbiamo ritrovato subito. Vediamo. Dovrebbe essere qui. Io direi facciamoci fuori lo spawn. Ce ne sono due addirittura. Via. Sta caricando. Sì, guardate, avete visto? Sta fermo, carica e poi ci attacca. Vabbè, aspetta, vediamo un pochettino se riesco. Lo becco? Sì. Beh, perché non gli faccio niente? Sì. Sul lato bisogna colpirlo.
Aspettate, aspettate, che c'ho paura. Via, 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 via. Quanta cacchio di lava uscita sto giro. Ah, scappa. C'ho quasi distrutto il motore. Ok. Wow. Dobbiamo aspettare che si raffreddi tutto, guardate. Donna, siamo tutti un bollore. Sembra quasi che sia completamente compromesso. Non ritorna più normale. Solitamente... Ah sì, guardate, il colore sta andando a ritornare normale, quindi vuol dire che si sta aggiustando. Come se fosse una sovratemperatura dove ci va a sciogliere tutti i componenti. Ok, siamo tornati operativi. Dov'è la bestiaccia? E scappa, era qua, era. Ma di nuovo? Vabbè, ma che palle, via, 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 Dave! No! Mi incastro così! Gira! No! Sono fottuto! Via, 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 via! Un motore è andato. Il motore della retro è andata. Porca di quella miseria! Scarichiamo quello che ci siamo presi e proviamo a ritornare anche senza motore per la retromarcia. Oh mio Dio, quanti sono, eccolo lì. Ma perché si è dovuto mettere vicino a tutti gli altri? No, girami please. Ah, è un problema girare senza la retro. Ok. Oh bravo, sì, esci fuori così. Bravissimo, dai che mi piaci. Così mi piaci. Vedete, se lo colpiamo in testa non gli facciamo una sega. Oh, mamma mia. Dobbiamo aspettare che sia girato così. Buono, buono, buono. Dai che è già andato. Via, 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 via. Via, via, via. M'ha preso? Ah, gira, 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 gira. Dai. Vabbè, questo qua è sempre qua. Togli sta testa enorme. Che botta. Mi ha distrutto qualcosa? No. Voilà. No, non ci volevano questi, mo. Vabbè, mi ha fregato. Mi ha fregato. Devo rifà. Eccolo lì. Bastardone. Via, 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 via. Wow. Vieni, vieni qua dentro, vieni. Forza, vai, 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 vai. Si gira subito. Via, 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 via. Sì, vai così, scappa, scappa, scappa. Scappa, 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 vai. Non sparare nel vuoto, vai. Sta testa enorme. Il cappellone lo chiamiamo, il cappellone. C'è una cappella enorme. Aspettiamo che le batterie si ricarichino. Sì, no, no, ti sei già girato, bastardo. Che dite, m'attacca? Sì, ci prova, ci prova. Oh, la lava, via, 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 non voglio la lava. Ok. Sì, buonissimo. Vai, 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 super scaricata. Winner, nice. Molto bene, e ora siamo liberi di fare ciò che vogliamo. Possiamo concludere la partita. O magari cercare di ciucciarci un po' di risorse, il che non sarebbe male. Ecco qua un po' di risorse, però ci sono anche nemici, purtroppo. Ho sbagliato tantissimo. No, ho sbagliato, scusatemi, non volevo. Via, 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 via. Via ste palline malefiche. Ok. Ok. Ah, guarda ancora quante. Via, 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 via. Scappa, devi scappa. No, adesso tutti che mi inseguono, no. Ok. Le batterie si sono già scaricate. Guardate, non riesco più a sparare. Via, 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 via. Morite, bastardi. Sì. Mi ha distrutto i motori. Infame. Mi ha distrutto tutti i motori. No. Vabbè, ritorniamoci dentro. Comunque abbiamo vinto, dai. Cioè, questo era il nostro premio, oltre alle risorse che abbiamo già raccolto. Figo, figo. Allora, vediamo, questo qua cos'è? Due puntine, qua invece solamente una. Forse livello di difficoltà? A sapere.
Proviamo ad andare qua, va? Ma questo lo vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!